Ready? Go! Vasacast Summer Party, primo qualifier per andare a prendersi i due posti che ci sono quest'oggi in palio. Nell'angolo in basso a destra è indietro di 1-0 nei confronti del suo diretto avversario, ma è un giocatore molto temibile che potrebbe sorprendere tutti. MG Esports, Simo Noski! E nell'altro angolo di Whirlwind, una delle mappe più enormi dove si vedremo affrontare questi due Protoss. Costui è avanti 1-0 e ha un passo da sfidare il signore dello Sciame Zim, Old School Clan Exxon! Buonasera e benvenuti al primo qualifier del Vasacast Summer Party. Il 28 luglio, se avete impegni, disdiceteli perché ci sarà una grande festa di StarCraft qua in Toscana. Grossi giocatori e piccoli giocatori si incontreranno in un bellissimo parco in mezzo agli olivi per festeggiare l'estate, per festeggiare l'amore incondizionato verso StarCraft. Tu che ci stai guardando in questo momento, cosa stai facendo? Prendi il telefono e chiama subito e prenota il tuo posto. Mondial Casa ti aspetta. Bene, tanto abbiamo due gate per entrambi i giocatori, abbiamo un assimilatore solamente per Xen, mentre ne abbiamo ben due per Simonoski, che quindi probabilmente anche in questo caso vorrà giocare più aggressivo. Però attenzione, perché un solo gas da parte di Xen potrebbe anche stare a significare che magari c'è un bel 4 gate in arrivo, 4 gate in arrivo, 4 gate in partenza. Intanto è arrivato il Cybernet Core per entrambi i giocatori, sia Simonoski che Xen. Andiamo che subito in produzione abbiamo lo Zilot per entrambi. In questo momento la build sarebbe uguale se non fosse per la differenza dei gas, con ben 6 probe. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'azienda italiana leader. Lo sapevo io. Da più di 30 anni per migliorare la libertà di movimento di ognuno di noi. Vasa Mastrota, mentre arriva anche il secondo gas per Xen. Attenzione, arriva lo Zilot. Mentre abbiamo i signori della vendita, attenzione alla probettina di Simonoski che potrebbe vedere tutto. La probettina di Simonoski vede tutto, vede che il gas è stato appena messo. Ricordatevi di comprare, di telefonare, prenotare per il Vasacast Summer Party. Intanto attenzione, Simonoski è andato a posizionare il Twilight Council. Twilight Council per Simonoski, che adesso va a cronobustare. Anche cosa cronobusta Simonoski? Simonoski sta cronobustando una sentry. Ecco che arriva infatti la sentry di Simonoski. È arrivata la sentry di Simonoski. Ancora attenzione amici, lo sapevo io, sono 4 i gate di Xen, sono 4 i gate di Xen. Però ancora mi sa che non ha visto il suo avversario, ancora non sa dov'è. Adesso dovrebbe saperlo, però dov'è? Va a cercare prima di tutto se ci sono dei piloni nascosti. Va andato a cercare se ci sono dei piloni nascosti. Ma attenzione, abbiamo un Dark Shrine per Simonoski e un 4 gate per Xen. È una guerra contro il tempo. Potrebbe succedere di tutto in questa partita. Potrebbe succedere di tutto. 4 gate per Xen. 3 gate. 3 gate Dark Shrine per Simonoski. Una guerra contro il tempo, ma non so se arriveranno in tempo quei Dark Templar. Sembra quasi un gioco di parole. Di parole. 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 Attenzione, si muove in avanti Xen. Potrebbe anche chiudere la faccenda con un 4 gate. Il Dark Shrine ancora non è terminato, ancora non è terminato. Inizia l'attacco da parte del giocatore Protoss. Verviola, verde, attenzione, potrebbe salire. Il Dark Shrine ancora non è terminato. Arriva l'ultimo sentry della difesa di Simonoski.
che proverà in qualche modo a difendersi. Si vanno a aprire gate, vediamo se aspetterà il Dark Shrine. Il Dark Shrine sta arrivando, ma potrebbero anche cadere i piloni. Potrebbero cadere i piloni, stanno arrivando i due Dark Templar. I due Dark Templar sono arrivati, i Dark Templar iniziano a fare danno, si spengono tutti i gate. Erroraccio da parte di Simonowski, si sono spenti tutti i gate. Attenzione adesso però, i Dark Templar potrebbero fare danno. 35 psi per Xen, 24 per Simonowski. Attenzione, i Dark Templar continuano ad attaccare. I Dark Templar potrebbero essere stati necessari e sufficienti per far difendere il giocatore degli MG Esports. E continua Simonowski, continua ad attaccare con questi Dark Templar. Una partita epica. Intanto anche Orion dovrebbe essere a confermare, a commentare. Qualcuno potrebbe commentarci, confermarci se Orion sta commentando altre partite di questo primo qualifier del Basacast Summer Party. Mentre continua Simonowski a rincorrere questi Zilot. Sono morte molte unità del povero Xen. 20 lavoratori a testa. Sostanzialmente il game potrebbe essere quasi pari, se non fosse che da questa parte, guardate i Dark Templar di Simonowski che continua ad attaccare. Non c'è ancora niente per il povero Xen per potersi difendere. Adesso proverà a cronobustare. Prova a cronobustare e arriva il GG. Non cronobusta più niente. Siamo 1-1. È bellissimo. 1-1 tra Xen e Simonowski.